Allora, vediamo solo, come sempre, prova microfono, vedo, tu riesci. Prova microfono, prova microfono. Aspettiamo Prova microfono, mi un siedo qua. attimo. Allora, vediamo se si sente. Provo a intrattenere un po' il pubblico nel Prova frattempo. microfono, Mamma mia, che audio! Guarda, non si hai mai avuto un sente? audio No, buono non così si da quando li facevo io, tipo. sente. Provo a intrattenere un po' il pubblico. Ok, Oh, ok. guarda. Ci siamo. Allora, Abbassiamo anche un po'. iniziamo, sì, possiamo anche abbassare un pelino. Iniziamo questa live con doppio. La prima volta forse facciamo una live condivisa in questo modo. Sarà anche, ovviamente, Accendiamo la anche luce. l'ultima. Molti di voi ci cancelleranno immediatamente dalla lista di amici. Guarda, Allora, tipo Cochi e Renato. sì, Cioè. andremo a parlare di mobilità. Facendo prima una cosa pratica, quindi andremo a vedere quali sono i gruppi muscolari che È per quello interessano, che hai chiamato me sì, quando parliamo di mobilità. che interessano principalmente i runner. Andremo a fare dei piccoli test per capire se abbiamo dei problemi di mobilità, e secondo me scopriremo che ne abbiamo parecchi, e poi andremo a vedere alcuni esercizi anche di correzione. Perché parliamo di mobilità? Perché per poter pensare di eseguire un gesto atletico corretto, bisogna avere un giusto range di movimento. Se non abbiamo questo range di movimento, capitano due cose: non possiamo eseguire il gesto in maniera corretta e spesso rischiamo anche di farci male. Quindi avere una buona mobilità è alla base della prevenzione. Noi runner, tu no perché sei un ciclista, è peggio ancora, abbiamo una fortuna, abbiamo una fortuna. Guarderai poi, Vediamo che è più Vai. mobile. Abbiamo una fortuna che in realtà non ci serve avere una grandissima mobilità articolare, perché poi, come vedremo, i gruppi articolari che coinvolgiamo sono veramente pochi. Se pensiamo, non so, rispetto a quello che potrebbe essere un ginnasta, un ballerino, Un un ciclista. ciclista, dove sono richieste grandissime doti motorie, sia di controllo che di appunto di mobilità. Noi runner, in realtà, come vedremo, dobbiamo utilizzare principalmente tre o quattro gruppi Sì, ma motori. non buttarti giù No, così, com'è? anzi, no, Buttarti. è una fortuna perché anche noi rigidoni possiamo correre tranquillamente e sappiamo che se miglioriamo un pelino possiamo correre meglio, appunto, farci anche meno male. Tra Quindi. l'altro, testimonianza diretta, è migliorato. Era ancora più rigido di come Ah, sì. vedrete oggi, eh. Sì. Le ho visto fare cose in questi anni che non pensavo fossero possibili. No, è possibile, è possibile. E la mobilità con la forza rientrano nel grosso, come dire, contenitore Della che fa parte della prevenzione. prevenzione. Quindi sono i due aspetti in cui noi spesso cerchiamo di insistere, spesso cerchiamo di darvi consigli, ma che spesso poi nessuno ovviamente fa, però poi tutti ci lamentiamo che ci facciamo male. Quindi partiamo. Mobilità si intende, abbiamo due mobilità, poi ci sono un po' di sinonimi che può flessibilità, elasticità, ma in questa sera parliamo di mobilità attiva e passiva. Mobilità passiva è la capacità di muovere un'articolazione passivamente, quella attiva è la capacità di muoverla utilizzando i nostri muscoli. Sono due cose sovrapponibili, ma io per poter muovermi completamente devo avere la possibilità che l'articolazione sia libera, ma devo avere anche il muscolo che mi faccia fare Bravo, mi tiri fuori. Faccio completamente il in giù movimento. quanto riesco a muoverlo. Sì. Per Cioè, non esempio. farmi metterlo Ok, quindi per esempio questa qua è la mobilità passiva del ginocchio di Edo, quindi ovviamente la sua articolazione, se io la forzo va di più, se lui attivamente va, qua. arriva, manca un pochettino. Perché manca un pochettino? Perché magari c'è tensione muscolare che io vinco spingendo, o l'altro motivo è perché non ho abbastanza forza per andare a attivare fino in fondo. Ok, quindi per poter fare un'esclusione completa, Edo non rompo perché è molto elastico, devo avere un'articolazione che lavora bene, ma poi devo avere anche il muscolo che attiva in maniera corretta. Quindi, come dicevamo prima, doppio ruolo articolare Di e forza. muscolare di forza. Sono le due chiavi fondamentali per evitare di farci male. Partiamo lavorando. Faremo test e lavoro sul diaframma, anche come riscaldamento. Andremo a vedere la parte dello psoas, andremo a vedere il quadricipite, andremo a vedere i polpacci e qualcosina sulla caviglia. Ok?
45-50 minuti. A parte di mobilità, volevo aggiungere che se il signore del piano di sopra ci ha dato un determinato range di movimento e noi ne sfruttiamo solo un 10-15-20%, è chiaro che il sovraccarico sarà solo su quella parte lì. Quindi dobbiamo cercare di distribuire poi il sovraccarico sul massimo range di movimento per evitare poi che si usuri solo quella minima parte. Sì, appunto, come dicevamo prima, poter sfruttare al meglio tutta la mobilità articolare permette di caricare meglio l'articolazione, ma anche di poter, come vedremo dopo in alcuni test, poter pensare di avere poi una tecnica corretta. Ok, partiamo con una cosa molto semplice, Edo, spiega un pochettino, parliamo più da un muscolo che è un muscolo, quindi non si parla prettamente di mobilità, anche se in realtà poi, come vediamo, è collegato alle coste, parliamo del diaframma, quindi andiamo a fare, noi lo consigliamo sempre, ne ho parlato anche le settimane scorse per i ragazzi che sono all'interno del nostro percorso, come una buona respirazione diaframmatica ci permette di lavorare meglio dal punto di vista tecnico, perché buttiamo dentro, lavoriamo meglio, quindi abbiamo possibilità di buttare dentro maggior litri d'aria, e essendo un muscolo che si inserisce sulle coste, se è molto contratto ci porterà ad avere una postura anche sbagliata. Quindi facciamo in questa prima parte dei piccoli esercizi di riscaldamento a livello di diaframma, e lo spiega un pochettino, 2-3 minuti e poi andiamo avanti. Io proprio lo uso come il mio must, lo spiego tutti i giorni qua nel centro di fisioterapia. L'idea è: vi sdraiate tranquillamente, gambe piegate, e iniziamo a respirare, dei respiri profondi. Qua succederà due cose: voi cominciate, respiro e butto fuori. Ci saranno quelli che tendono a lavorare solo andando ad ampliare la cassa toracica. Quindi gonfio la mia cassa toracica e butto fuori. Sempre il signore del piano di sopra ci ha detto però che se lavoriamo con la muscolatura bassa, quindi con una respirazione diaframmatica, lui ha progettato il muscolo per fare quel tipo di lavoro. Quindi se io lavoro con la parte alta, consumo più energia, utilizzo dei muscoli che non sono predisposti esclusivamente a quelli. Quindi la prima cosa da fare è buttare fuori bene tutta l'aria, immaginare di avere un peso qua sullo sterno e poi quando vado a inspirare gonfiare la pancia e butto fuori l'aria. La parte sopra rimane sempre ferma, bloccata il più possibile. Vado a inspirare, gonfio e ributto fuori. All'inizio, se uno è particolarmente rigido, già questa parte qua gli viene un po' difficile perché tenderà a lavorare un po' più sulla parte alta del costato. Ripetendo l'esercizio, quindi inspiro e butto fuori, dovremo pian piano accorgerci anche che succede qualcosa dietro a livello della zona lombare. Quindi quando io vado a inspirare, considerando che il diaframma è un muscolo a cupola che ha due inserzioni dirette anche sulla colonna, quando io vado a inspirare sentirò la zona lombare che pian piano si va ad inarcare. Butto fuori, invece la zona si appiattisce. Inspiro, gonfio e si appiattisce. A quelli rigidoni magari può non succedere una cosa del genere, perché la muscolatura dietro lombare è talmente tirata che va a bloccare, va a inibire questo movimento. Dobbiamo proprio cercare di rilassarci il più possibile. Vado a inspirare, ho una anteversione del bacino, vado a espirare, ho una retroversione del bacino. Immaginiamo proprio, come dico sempre, di avere un perno al centro delle anche che passa da testa dell'omero del femore a testa del femore e vado a muovere il bacino come se fosse una mezzaluna. Questo che sembra un movimento facile, invece per chi è rigidino è la roba più difficile. Soprattutto per chi, come me, ma come tanti, abbiamo un po' di cifosi, cosa vuol dire che siamo un pochettino sempre in chiusura, anche per motivi di lavoro, il diaframma si trova sempre in una posizione di accorciamento. Quindi poi quando corriamo, che cerchiamo di aprirci anche per poter respirare meglio, se siamo molto contratti, avremo un blocco, proprio un blocco di tipo meccanico. E questo, come dicevamo prima, andrà anche a creare una difficoltà respiratoria, soprattutto quando andremo in affanno. Quindi è un esercizio veramente di per sé che può sembrare banale, ma fondamentale. Come dicevamo settimana scorsa in un altro video, possiamo iniziare a fare questa respirazione su Edo coricato, ma possiamo farlo anche da seduti, in macchina, tanto che stiamo andando a casa da lavorare, tanto che ci avviciniamo alla pista per allenarci. Quello che possiamo sentire quando facciamo questo lavoro è anche una tensione
dove era il costo? Wow. a livello del costato e anche manualmente vi consiglio di andare a palpare proprio la parte la parte interna del costato, e spesso troverete dei cordoni abbastanza tesi. In maniera così delicata possiamo andare lentamente, andare a fare un po' di massaggio. Okay? Quindi l'altro lavoro, sempre per noi rigidoni sulla dorsale, si può andare a fare poi allungare la parte della dorsale, qui iniziamo ad andare a allungare la parte qua alta, e di nuovo andremo a fare un bel lavoro di respirazione, quindi gonfiamo e sgonfiamo. Okay? In questo caso è probabile che sentirete un po' di fastidio sulla dorsale, diventa un ottimo esercizio posturale, anche per chi soffre di mal di schiena, anche per chi soffre di dolore dorsale, è una cosa veramente di per sé semplice, ma molto molto utile. Si può fare anche a terra, su una superficie dura ancora... Ma anche con il form roll. Si può fare dietro, anche... Sì, due. Dovreste avere, chi ci segue, avere tutti a casa ormai un foam roll. Si può andare a mettere foam roll su questi cuscini, questi rotoli fatti di materiale, cos'è? Espanso, spugna, comunque. Si può mettere a livello della dorsale, ok? Andiamo a allungarci. A questo punto avete due sensazioni. Una sensazione di tensione qua sulle coste e una sensazione invece anche qua sulla dorsale. E posso andare a fare in dinamica. Posso muovermi, estendo, gonfio la pancia, gonfio e butto fuori. Ok? Quello che vi consiglio quando fate questi movimenti, questi esercizi, è quello di sentire le sensazioni che vi dà il vostro corpo, perché capirete qual è il punto debole. Quindi possiamo capire se abbiamo tensione più a livello costale o tensione più a livello dorsale. Quindi poi andremo a fare gli esercizi di correzione nel punto dove abbiamo riscontrato la problematica maggiore. Okay? Se qualcuno ha anche un po' di tensione sulla zona lombare facendo questi esercizi, io tante volte consiglio anche la respirazione opposta. Quindi non solo lavorare sul diaframma, anzi bloccare la zona bassa lombare e andare a lavorare invece con una respirazione alta. Quella che prima non ci interessava, adesso per creare mobilità sulla parte alta dorsale, io posso andare a enfatizzare una respirazione toracica in modo da evitare di inarcare troppo la schiena e andare a sovraccaricarla. Gonfio il torace, aumenta la mia ampiezza di movimento e poi ritorno su. Questo o quello proprio svacco, questo comunque è un per po' teso, da appoggiarci, magari anche l'altro, o un cuscino se ne avete solo uno, appoggio il cuscino sotto giusto per stare comodi e semplicemente è una posizione di scarico. Vi assicuro che, adesso lo dico, ma io non lo faccio, dovrei farlo tutte le sere, per chi soffre di mal di schiena, mettersi alla sera dopo giorno di lavoro anche 5 minuti in questa posizione e fare lavoro diaframmatico di allungamento veramente vi cambia completamente la vita. Poi da qui a dirlo a farlo ci passa tanto, però io veramente ve lo consiglio. Paola, quelli con ho letto che si trovano su Amazon, si trovano tranquillamente, in questo caso è meglio quello non con i dentini, ma è meglio quello piatto. Poi si può usare anche quello con i dentini. No, lei diceva che ha quello con quello che viene di là, quello. Sì. Ultimamente io preferisco sempre usare i foam roller, quelli lisci. Poi ci sono diverse, anche qua, di diverse densità, più duri, meno duri, però quelli con i dentini a volte sono anche troppo aggressivi, quindi è meglio usare quelli lisci. Tra l'altro, questo diventa anche un lavoro, se volete farlo poi. L'allungamento del pettorale. Sì, sul pettorale, quindi diventa di nuovo un lavoro, in questo caso, di apertura, e di nuovo il pettorale è molto contratto, di nuovo sul picco pettorale vi porterà in chiusura, e poi quando corriamo ci troviamo poi sempre in questa posizione con le braccia da T-Rex che non riusciamo più a allungarle, e quindi di nuovo avremo una tecnica sbagliata. Delle braccia ne parleremo poi comunque un'altra volta. Ok, quindi provate, respirazione, partiamo con la base, possiamo allungare le braccia, possiamo fare respirazioni profonde, usare il foam roller, già su questo ne avete da lavorare veramente tanto, e vi consiglio di provare e capire dov'è il punto debole, se ce l'avete. Se siete belli elastici come Edo, potete andare oltre. Con il foam roll ricordatevi testa appoggiata, perché se rimanete con la testa in fuori, poi vi viene un collo alla Pappalardo. Lo sternocleidomastoideo. Ok, andiamo avanti. Edo, bravo, ti sei meritato un biscottino. A cuore. Paola! Okay.
Allora, andiamo avanti, scendiamo un pochettino, passiamo sul muscolo che secondo me è un muscolo chiave e se abbiamo a disposizione 10 minuti al giorno, secondo me è forse lo dedicherei essenzialmente a questo. Parliamo dello psoas. Lo psoas è un muscolo frontale qua nell'anca, è un flessore dell'anca, quindi ci fa fare questo movimento. E perché è così importante? Perché se è molto contratto ci porterà in automatico ad avere una posizione di accorciamento, quindi saremo col bacino in antiversione. Aspetta che ti imito. Ok? La schiena di conseguenza andrà in chiusura e quando corriamo, quando dovremo cercare di estendere la nostra anca, perché se non estendiamo l'anca non possiamo pensare di correre, avremo due conseguenze. La prima è che dovremo anticipare il passo e quindi lavorare tanto di quadricipite, e sono i classici run che si trovano poi ad avere i quadricipiti sempre, sempre stanchi. La seconda poi un sovraccarico anche sulla zona lombare. Quindi lavorare per recuperare una buona estensione di anca è veramente fondamentale. Okay? Senza una buona estensione dell'anca non potrete mai avere una tecnica corretta. Altro aspetto molto importante qual è? Che collegandoci sempre, siamo partiti dal diaframma, mal di schiena, che una forte contrattura dello psoas, e per esperienza direi che il 90% dei runner ce l'ha, ci porta poi ad avere appunto un sovraccarico sulla zona lombare, quindi soffrirete anche di mal di schiena al di là della corsa. Anche perché i pilastri del diaframma e inserzione dell'ilo psoas lavorano poi a X e sono più o meno sempre nella stessa zona, quindi diaframma corto, tira verso l'alto, psoas contratto, tira verso il basso, aumenta la pressione in quella zona. Bravo Edo, biscottino. Porca vuoi, te le finisco, sono preparato. Una cosa che c'è molta confusione, che vedo sempre, che si parla sempre di squat come fosse l'esercizio di stretching fondamentale. Lo squat è un esercizio molto importante per quanto riguarda la forza, anzi direi che è un esercizio chiave. Per quanto riguarda lo stretching, se io faccio una posizione di squat, in realtà i miei flessori vanno in chiusura, vanno semplicemente nella direzione in cui io tutto il giorno mi trovo già quando sono seduto. Quindi va bene fare squat anche come allungamento, ma se ho poco tempo allunghiamo lo psoas. Come faccio a capire se lo psoas corto? Non fare squat come allungamento. Non posso parlare male di lei. Adesso, vai. Non voglio saperlo. Poi te lo dico. Prima era a casa c'era la morosa che leggeva in uno di questi tipo riviste, consigli d'allenamento, ma se non posso fare squat, non ho voglia di fare squat, non come faccio a allenare la forza? Fai d'altro. Si è messa l'idea che lo squat sia un esercizio fondamentale per chi corre, non ho ben capito. Cioè, Come forza sì, ma altrimenti se uno volesse lavorare sull'ampiezza di movimento e il rinforzo dell'arto inferiore, fa un bellissimo fondo. Certo. Lo so, però. Allora, andiamo giù. Per testare il nostro psoas, la cosa migliore è farlo su un lettino, farlo su un tavolo. È molto semplice. In questo caso lascio andare una gamba, il sedere molto vicino al bordo del tavolo, le mani dietro al ginocchio, vado a chiedere di spingere con questa gamba e vado a vedere cosa succede con la gamba a penzoloni. Ok, vedete che quando faccio rigido. Sei rigido. Quando spingo, vedete che la gamba si alza. Vi assicuro che c'è gente che quando fa questo si trova con la gamba così. Questo vuol dire che abbiamo uno psoas non che è corto, che è veramente non fa gesti. Quindi test è superato se la mia gamba va oltre la linea del lettino. Se la gamba rimane qua, vuol dire che ho uno psoas corto. E questo è molto importante. Possiamo andare a fare ancora anche la differenziazione. Dall'allungamento io posso andare anche, in questo modo è un po' più complicato, vado a flettergli il ginocchio e vado oltre lo psoas a creare una tensione sul quadricipite. Vado a vedere come si è messo appunto dal punto di vista muscolare sulla catena anteriore. Ok, quindi uno o testare l'altro. Se la Paola ci fa uno screenshot, siamo finiti. Siamo finiti, sì.
Ok, di nuovo vado a testare l'altra gamba, vado a allungare e vado a sentire. Ovviamente posso farlo anche senza l'aiuto dell'operatore, vado, Edo tira bene, ok, una e l'altra. Ok. Cosa succede? Immaginate quando corriamo, quindi quando corriamo a un buon ritmo, se siamo così corti, quando un'anca viene richiamata, se non riusciamo ad aprire la controlaterale, quindi la classica apertura della forbice in fase di volo, ovviamente se andiamo a 6.30, 7, 7.30, la fase di volo è molto corta, non succede questo, ma chi di voi va spinge, chi va forte? Quando siamo in fase appunto di richiamo, se siamo così corti, ovviamente non potremo mai estendere completamente, ok? Sia in fase di volo, in giù Edo, lascia. Non vi è chiaro, possono girare il monitor. Sì. Sia anche ovviamente in fase di spinta, quindi quando io vado a spingere, che sono qua, se il mio psoas non si allunga abbastanza, come dicevamo prima, o la mia schiena verrà a movimento, quindi andrò a inarcare la schiena per cercare di compensare la mancanza di movimento dello psoas, oppure anticiperò il movimento, creando un'alterazione della tecnica di corsa. Quindi questo secondo me, come lavoro che vi faremo vedere, è fondamentale, veramente è un punto chiave sia per quanto riguarda la tecnica di corsa che della prevenzione, se ne parla poco, ma lavorare su un'ampiezza di apertura dell'anca è fondamentale. Quindi se riscontriamo che abbiamo una retrazione dello psoas, guarda come sono elastico io. Mamma mia. Okay. Ok. Io per esempio in questo caso anche sento, quadricipite qua, poi ho quadricipite molto corto, faccio fatica, così sono completamente del tipo mi spiazzo in due. Quindi io sento in questo caso sia tensione qua, ma molta tensione anche sul quadricipite. Ok, no. Quindi sicuramente dovrò lavorare sull'elasticità. Se non ho un lettino, un semplice test, andiamo a fare un affondo e andiamo a valutarlo a terra. Vedo, mettiti in file. Ok, quindi vado a fare un allungamento di questo tipo, vado quindi gamba davanti 90 gradi, gamba dietro piegata, vado a affondare e vado a sentire quanto mi tira in questo caso la gamba sinistra. Okay. Ricordiamoci sempre la muscolatura addominale contratta per evitare di... Non devo compensare, come dicevamo prima, non devo compensare la schiena. Se mi accorgo che, ovviamente, ho una forte tensione, questo diventa già l'esercizio correttivo. Quindi, come lo faccio? Vado a cercare di mettermi, sentire la tensione, posso andare ad allungare con le... Anche solo un braccio, anche solo... con due uno tende ad inarcarlo un po' la schiena. Ok, con un braccio... E naturalmente quello della gamba che stiamo allungando. E mantengo la tensione, se voglio dare un effettivo allungamento, almeno un paio di minuti. Perché qua stiamo lavorando sul cercare di rimodellare le fibre di collagene, quindi dare un vero allungamento. Quindi lo mantengo e posso fare una cosa, già che sono in questa posizione, cosa posso fare anche? Mangiare un biscotto. Anche? Però prima faccio un po' di respirazioni diaframmatiche. Quindi vado a fare veramente un esercizio completo. Ok. Quelli bravi bravi possono anche arrivare a prendere col braccio sinistro il piede sinistro e vado a fare anche uno stretching. Ok. E vado a fare, a questo punto, vado a mettere in tensione veramente tutta la catena muscolare anteriore, quindi vado a allungare, mantengo gli addominali e questo diventa uno stretching veramente completo. Mi sa che questo lo tengo in un minuto, perché due... Due, furbissima la soluzione, però sul lettino, sul tavolo viene facile, anche letteralmente poco sbattimento, in posizione del genere tenuta due minuti e più. La cosa che posso fare è sia dello stretching statico che anche dello stretching dinamico, quindi invece che farlo come eravamo prima, mantenere una posizione, vado a fare, in questo caso può essere anche un ottimo riscaldamento, vado a fare un po' di affondi, e quindi vado a fare un po' di mobilità dinamica. Vi ripeto, questo è veramente un esercizio chiave. C'è in un libro di un collega americano, Kelly Starrett, un libro che si chiama Ready to Run, lui fa fare un test contro il muro, che secondo me superano veramente pochissimi
di noi, quindi si mette il ginocchio, piede dritto, no? Ehi, troppo facile. No, aspetta, faccio quell'altro che ho la via. Ok. Di solito si spezza in due come... Ok. Mi metto in malattia domani, vedi. Ok. Vedete che anche Edo non riesce a portare completamente a chiudere l'asse del ginocchio dell'anca. Secondo nostro, questo tira tanto, la tensione qua veramente è massima. Se non sei in grado di fare questo tipo di esercizio, secondo lui non si può correre. Quindi avete la scusa per non correre, ok? Quindi mi raccomando, testiamo lo PSOAS, poi posso farlo veramente, posso affondare, posso andare a... Sul dinamico ricordatevi la respirazione, che è fondamentale, sì. E così almeno quando andate in avanti, l'idea è proprio butto fuori l'aria, attivo la muscolatura addominale, quella che abbiamo visto prima nella, con la respirazione diaframmatica, e vado a fissare il bacino. Così almeno abbiamo una tenuta della fascia lombare, ma dinamica. Quindi associo già il movimento, il fatto di andare indietro con la gamba, all'attivazione della parete addominale. Ok, quindi abbiamo visto, poi ovviamente posso farli da in piedi. Cavolo, ho iniziato. No. Un altro esercizio carino che i nostri abbonati si trovano nell'applicazione che abbiamo, è quello di prendere qualcosa che scivola, per esempio una banconota da 500 euro. Sì. Mettermi in carico, okay? Cercare di mantenere la posizione neutra della lombare. Posizione neutra vuol dire che faccio antiversione, retroversione e mi fermo a metà strada. Vado a allungare la gamba cercando appunto di non arcare la schiena. E anche in questo caso vado a fare un lavoro di dinamico, di stretching e anche di controllo posturale. Se provate a farlo questo, vedrete che quando allungate l'anca, spesso, quasi tutti, andiamo a inarcare la schiena, ok? Dovuto al fatto che dovuto al fatto appunto che non abbiamo abbastanza mobilità articolare, scusate, abbastanza elasticità in questo caso in estensione, ok? Quindi provate e vi assicuro che se insistete un pochettino su elasticità dello PSOAS, la vostra tecnica di corsa cambia, correte in maniera più efficiente e farete molto meno fatica. Quello che si sente spesso a livello fisico sui runner che, quando facciamo allenamenti lunghi, che hanno poca elasticità dello PSOAS, è essere obbligati a utilizzare molto di più quadricipite e di conseguenza avere spesso fatica su quadricipiti. I muscoli dell'anca devono essere visti. In questo caso un altro collega americano di Cherry, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Anatomy for Runner, che purtroppo è solo in lingua inglese, lui paragona i muscoli dell'anca come fossero gli elastici di una fionda. Se noi riusciamo a estendere bene l'anca, l'anca accumula energia, il muscolo dell'anca, e poi il richiamo è praticamente solo elastico, non più muscolare. Quindi avremo una corsa molto, molto più efficiente, meno dispendiosa, quindi andremo a migliorare anche l'economia di corsa. Quindi se avete veramente tempo, 10 minuti a settimana, spero un po' di più, da dedicare allo stretching, partite veramente dallo PSOAS. Tu bravo? Biscottino? No. No, c'è una maratona da fare. No, poi c'è gente che cade. Cade, che cade. Tutto tranquillo. Nello skip la gamba sinistra sale, la destra no. Beh, se nello skip la gamba non sale, vuol dire non tanto che ci manca mobilità del PSOAS, ma ci manca forza. Ok, quindi è il concetto. Questo abbiamo parlato oggi parlando di mobilità. Come dicevamo prima, se non ho anche la giusta forza della mobilità non ne faccio nulla. Quindi se io faccio uno skip destra e sinistra e la sinistra non sale, perché non sale? Sì, tendenzialmente anch'io penserei alla forza, sarebbe carino da valutare poi se il bacino è perfettamente okay. Allineato. Oppure l'altra cosa potrebbe essere un deficit di controllo dei glutei, del medio gluteo, quindi magari io perdo il controllo del bacino in fase di skip, mi trovo a essere tutto un po' storto e non riesco a richiamare la... Quindi puoi provare a attivare bene gli addominali, magari a tenerti anche su un appoggio e farlo skip.
Se in questo caso riesci a farlo, fa pensare che il problema sia più alto, qui core, glutei e dicendo. Se invece tenendo riesci a farlo, fa pensare che sia invece una mancanza di forza dei flessori dell'anca. Yes. Ok? Spengo la stufetta. Ok, abbiamo visto... Fate domande che siamo carichi. Abbiamo visto flessore, quadricipite, è collegato sempre alla catena anteriore. Sul quadricipite, perché è importante non tanto in questo caso a livello di tecnica, ma a livello di prevenzione, perché il quadricipite si diventa molto contratto, quindi non tanto di mobilità, in questo caso ma più di elasticità, mi porta a trazionare molto la rotula col tendine quadricipitale e quindi spesso, anche in questo caso, può portarmi agli infortuni. Quindi se nel test avete avvertito anche molta tensione sul quadricipite, il consiglio da fare è un po' di foam roller dolorosissimo. Lo facciamo sopra, così almeno non devo... Che adesso Edo vi farà vedere. Sì. Ah, qua è facile perché è morbido. Fatto la stessa cosa a terra, sul duro, spacca abbastanza il quadricipite. Quindi l'idea è comunque andare ad appoggiarci, andare a scorrere avanti e indietro. Ricordiamoci che noi col foam roll andiamo a togliere tensione alla parte muscolare, quindi non vado a massaggiare la parte tendinea, mi tengo 2-3 cm sopra la rotula e vado a salire fino più o meno quando inizia il bacino. Qua consideriamo sempre che il quadricipite ha 4 capi, quindi vado a lavorare su tutta l'interezza andando a massaggiare la parte centrale, la parte laterale, tendenzialmente anche molto più tesa, aia, ok, oppure la parte mediale. Facciamo solo attenzione che la parte... A me non piace tantissimo far lavorare sul tensore della fascia lata. No, anzi, non si fa sul tensore della fascia lata, praticamente non si fa mai, che serve la parte qua di lato, che spesso dà problemi alla bandelletta, quindi spesso dicono, ah, fai il foam roller sul tensore della fascia lata. Il tensore della fascia lata ha una tensione tale, è come un elastico con una resistenza altissima, quindi non si fa quasi mai foam roller sul tensore della fascia lata, soprattutto nella parte bassa inserzionale. Posso lavorare un pochettino la parte alta. Okay. Invece occhio che il passaggio che sto facendo io, magari non si vede tanto, è comunque il basso laterale, che nel mio caso ha tanto bisogno di essere lavorato, ma è ben prima del tensore della fascia lata. Sì, basso laterale che quando è molto contratto può dare un dolore che si irradia anche verso il ginocchio, poi capita che si inizia a pensare che sia magari un problema meniscale, vi dicendo, ma in realtà è un problema semplicemente di tensione. Ovviamente foam roller è un'ottima strategia perché richiama sangue e va a fare un po' di lavoro di attivazione. Va benissimo anche, come abbiamo visto prima, fare uno stretching a pancia sotto, che abbiamo visto, quindi in questo caso vado a prendermi la mia gamba e vado bene a allungare, ok? Quindi posso andare anche a stendere un pochettino, mantengo la posizione. Tengo sempre gli addominali per evitare di inarcare la schiena. Ok, e vado a allungare. Consiglio da chi, come me, ama il divano, io ultimamente alla sera, quando sono proprio, mi metto sul fianco, verso di là. Qua dietro c'è ovviamente la testiera, la sponda del divano. Vado a appoggiare una gamba contro, fate finta che sono la sponda, e vado a fare lo stretching passivo intanto che mi guardo la televisione. Quindi sto in questa posizione, 4-5 minuti, diventa sia stretch del quadricipite che dello psoas, lo mantengo, e quindi stretching da divano. Sento più duro dietro che davanti. Che scemo. Quindi, ok, quindi... Possiamo usare anche il momento di relax della sera, quando guardiamo Netflix, no, per fare stretching. Ce n'è anche un'altra posizione da divano, noi riusciamo a complicargli la vita anche col divano. Mi ricordo quando eravamo tutti bloccati, che c'era la lezione sul divano, mi sono spaccato le gambe e ci ho messo 2 settimane per recuperare. Un altro stretching carino del divano è questo, perché poi l'altezza è quella giusta, io appoggio, è tipo l'esercizio quello che avevamo visto prima, un po' più comodo perché appoggio comunque sul morbido, appoggio dietro su dove appoggia la schiena e poi vado a fare lo stretching. Questo anche è comodo, sono davanti alla tele,
tengo sempre gli addominali per evitare di inarcare la schiena. Tra l'altro si chiama più coach stretching. Stretching, coach. Perché l'ha inventato il coach. No, coach al divano. Ok, quindi la cosa bella di fare mobilità è di fare stretching, che non sempre dobbiamo fare per forza prima dell'allenamento, ma possiamo sfruttare anche i momenti di riposo o di svago. Adesso faremo poi una puntata a parte sullo stretching. Le cose che si possono fare sul divano. No, pensavo d'altro. Facciamo però, la prima versione, gli ultimi 10 minuti a pagamento. Però quella, non io e te, però, per favore, richiediamo. No, l'altra cosa, due piccoli suggerimenti, adesso vediamo anche i flessori. Il foam roller e stretching mantenuto per molto tempo non lo facciamo post allenamento intenso, perché il muscolo è già un po' infiammato e non gli piace se viene troppo stiracchiato, e neanche prima di una sessione di allenamento intensa. Quindi se vogliamo fare una bella sessione di stretching mantenuta, la facciamo lontano dai lavori importanti settimanali, ok? Parlo di stretching statico. Quello dinamico, che è tanto che mi scaldo, prendo, faccio un po' di richiamo, faccio un po' di slanci, quello che abbiamo visto anche settimane scorse, invece si può fare. Ben venga. Ben venga, sì. Flessori, pancia su, questo è un altro test. Perché sui flessori mi è venuto poi in mente quando parlavi della mobilità, e quindi la troppa tensione sul quadricipite che andava a dare sovraccarico alla rotula, la stessa cosa, se abbiamo troppa tensione indietro sui flessori, magari faccio fatica, come la nostra amica a estendere la gamba. Pancia su. Allora, flessore possiamo testarlo, possiamo fare due tipi di test. Uno è molto semplice, e qua verranno fuori i veri rigidoni. Mani sempre dietro al ginocchio, ok? Estendo l'altra. Piede a martello, vado a salire. Salgo. Edo, tenendo la schiena ben appoggiata. Edo, su questo è meglio che la Cuccarini. E quindi vado a fare stretching. Questo è un ottimo esercizio. Cuccarini è morta? No, okay. Penso di no. Vado a fare uno stretching in questo modo, dinamico, perché lo stretching statico mantenuto in questo modo, se sei rigido, se faccio, dopo faccio vedere il mio caso, è impossibile. Ok? Quindi test, dovremmo almeno riuscire a arrivare, non dico 90 gradi di estensione, ma 65-70 gradi di estensione del ginocchio. Puntiamo in alto, 90 gradi. 90 gradi così, ok? Come lavoro invece, digli anche che così non vale, così, no, così non vale, ma devo andare a mettere le mani di nuovo dietro il ginocchio, fletto l'anca e vado a creare l'estensione. Per chi soffre ultimamente, vediamo tante persone, tanti runner che hanno problemi all'inserzione dei flessori, patologia sempre più diffusa, è perché c'è molta rigidità, quindi questo diventa un ottimo lavoro anche eccentrico sul flessore di allungamento. Se siete molto rigidi, ovviamente partiremo con qua, sedere contro il muro, e andremo a iniziare a allungare lentamente con i piedi a martello. Lavoro posturale, apro le braccia, allungo, faccio un po' di respirazioni, man mano che riesco a mollare un po' la tensione, vado a guadagnare un pochettino, vado a guadagnare, finché sento bene tensione. Quindi testiamo il flessore, se scopriamo di essere molto molto rigidi, andremo a lavorarci sia con lo stretching dinamico, quindi abbiamo visto tac, che con quello statico. Un altro test carino è il sit and reach test, quindi vi mettete seduti, piedi a martello, schiena dritta, scendiamo, andiamo giù. In questo caso andiamo giù comunque. Scendiamo e andiamo a vedere se abbiamo rigidità dorsale, lombare, oppure sulla parte dei flessori. Anche questo può essere sia un test che anche un esercizio dinamico. Mi raccomando, per adesso vi faccio vedere quanto sono rigido io a fare questo. Questo per i flessori, se io tengo il busto dritto, quindi immaginiamo di avere un bastone dietro e vado a flettermi in avanti, l'esercizio funzionerà tanto per i flessori. Invece, se io vado a flettere anche la colonna, avrò un compenso anche della colonna, quindi avremo un allungamento di tutta la catena posteriore su tutta la globalità. Mi scottino. Cosa vuol dire essere rigidi? Vuol dire che
come avete visto, Edo riesce ad arrivare a 90 gradi, io se vi metto in scarico e mani dietro, io qua so già... Ed era peggio, sento. L'ho visto peggio. Ok, adesso vi faccio vedere una cosa. Allora, vedete che qua, meno male, riesco ancora abbastanza a dare, no? C'è Paola che mi chiede della mobilità passiva. Ah, sì. Paola, scrivilo. Ok, quindi in questo caso devo dire che tutto sommato vado a testare a destra, io a sinistra ho una lesione muscolare vecchia con una cicatrice, faccio più fatica, però tutto sommato, dai, c'è di peggio. Se mi metto seduto, sì, sì. A parte i calzini uno per tipo, ma spero che non si vedano, vedete come io da qua non riesco minimamente a scendere, quindi ho difficoltà anche già solo a mettermi in posizione corretta. Questo perché principalmente è una forte tensione a livello lombare. Quindi vedete che la mia schiena praticamente non riesco neanche a mettermi in posizione neutra. Cioè per mettermi in posizione neutra devo stare così. Ok, quindi il flessore in questo caso vanno abbastanza, ma ho una fortissima rigidità a livello lombare e perdo completamente la curva. Quindi se vado a fare il test di prima in cui vado a allungarmi, vedete come tutta la curva la faccio sulla parte alta, sulla parte alta, e la parte sotto invece rimane è completamente bloccata. Ok, quindi se fossi un fisioterapista no, sono un fisioterapista quindi fossi un paziente gli consiglierai di lavorare molto sull'elasticità dei muscoli, beh, la catena posteriore, ma cercando di fare molto lavoro sulla parte della colonna. Quindi, nuovo test, capiamo se abbiamo un punto debole e andiamo a correggerlo con l'esercizio. Poi, ovviamente, ci possono essere retrazioni laterali, tutto, ma poi se vi diciamo tutto, non è che facciamo nella vita? Niente. Ok. Ma la cosa positiva è che poi tanti, glielo spiego, ma poi faticano a farle a casa, quindi ben vengano quelli che magari vengono qua e mi dicono: senti, piuttosto che sbattermi a casa, vengo da te una volta a settimana, mi obblighi a farlo, anzi mi prendi anche in giro se lo faccio sbagliato, così magari ho l'incentivo per migliorarmi un pochettino la prossima settimana, farmi prendermi in giro. E poi teniamo famiglia e quindi dobbiamo portare a casa la pagnotta. Ah, sì. No? Anche per quello. Sì. E sì, chi? E chi? Hobby, non è che te compro io. Vabbè, hai due gatti. Vabbè, costano i gatti. Chi invece non è di biella, mille modi per trovarci. Allora, scendiamo, vediamo ancora un attimino polpaccio, muscolo, anche in questo caso, importante, perché vado in piedi. Possiamo usare lo step o lo vuoi? Ok? Polpaccio, muscolo importante, perché diciamo che sono due muscoli chiave, abbiamo i due gemelli, no? Laterale e mediale, e un muscolo importantissimo che è il soleo, che è un muscoletto qua centrale che spesso è inchiodato. Solitamente quando arriva il runner a farsi trattare, gli metti le mani sul soleo, solitamente scappano. Perché? Perché il soleo è molto molto contratto. Qual è la differenza? Che il soleo lavora a ginocchio flesso e i gemelli a ginocchio steso. Esatto. Cosa? Contrario. No, piegato, mi fa incazzare. Ah, no, flesso, no, infatti no, ok, infatti mi devi confondere. Una forte tensione dei muscoli, dei gemelli, del soleo, cosa succederà? Porterà ovviamente una difficoltà in carico a livello della caviglia, quindi la tensione posteriore non mi permetterà di finire la fase di carico prima dello stacco dei piedi a terra, porterà un'eccessiva tensione sulle tendine d'Achille che potrà infiammarsi e mi porterà poi di conseguenza una tensione anche sulla fascia plantare, quindi molti soffrono di fasciite plantari, spesso può nascere da una tensione del polpaccio. Come capire se siamo retratti? Esistono il test più carino, forse possiamo far vedere, è quello del muro, no? In fondo, possiamo farlo vedere, o se no possiamo andare a fare... Mettimi lo step qua sopra, come se fosse il muro. Ok. Andiamo per dritto. Allora, test, facciamo finta che questo sia il muro, ci mettiamo in ginocchio, ok, e iniziamo a andare a affondare e andare a toccare il muro col ginocchio, ok?
con il piede praticamente attaccato. In questo caso non dovremmo avere problemi. Poi ci spostiamo leggermente più indietro, allora fino a circa, normale sarebbe circa 15 centimetri. Vado ad affondare e di nuovo dovrei riuscire a toccare. Se riesco a affondare e toccare, vuol dire che non ho grossi problemi. Quello che può succedere cos'è in questa fase? Ok, facciamo finta che succede questo. Si alza il tallone. Perché si alza il tallone? Perché o sono rigido muscolarmente, quindi sentirò tensione sul polpaccio, oppure sono rigido a livello articolare. Quindi lavoro completamente diverso. Sul lavoro articolare vi consiglio di rivolgervi con fiducia al vostro fisioterapista. Se invece sentiamo tensione a livello muscolare, cosa facciamo? Foam roller, di nuovo, e lavori di elasticità sul polpaccio. Quindi possiamo andare a prendere tranquillamente, ovviamente andiamo a testare sempre le due gambe e confrontiamo la sensazione che avvertiamo. Quasi sempre viene fuori che una delle due ha una maggiore rigidità. Foam roller, come nel quadricipite che abbiamo visto prima, vado a lavorarci, di nuovo il soleo, mi raccomando, la parte qua, vado a insistere molto, posso muovermi, posso mantenere la pressione col peso e muovere il piede, ok? Posso anche col peso. Col peso, quindi vado a cercare di sciogliere un pochettino a livello muscolare. Quello che funziona veramente, ovviamente non voglio portare troppo acqua al mulino dei fisioterapisti, è che quando il sole è molto incriccato bisogna proprio andare dentro. Fammi vedere la faccia, Edo. E questa è la faccia che fa il paziente con i tratti di sole, ok? Perché? Perché è una zona molto molto delicata dove farsi del male si fa fatica, quindi bisogna proprio andare un pochettino a trattarlo. E ovviamente anche nei ciclisti, lavorando spesso, anzi sempre a ginocchio flesso, il soleo è praticamente sempre, sempre inchiodato. Quindi se soffrite spesso di problemi di tendine d'Achille, così consiglio è quello di ogni tanto di farvi anche trattare manualmente. Comunque si sentono le varie tensioni muscolari. Però foam roller può essere un'ottima alternativa. Altra cosa, un po' di stretching dinamico, quindi anche in questo caso andiamo a fare tipo una specie di step. Possiamo prendere, ci mettiamo su uno scalinetto e prima del nostro allenamento posso andare a fare un po' di lavoro, okay? In dinamica, sempre come riscaldamento. Se soffrite invece di infiammazioni sul tendine d'Achille, ci sono dei protocolli apposta di eccentrica che danno ottimi risultati, però non parliamo di patologie, parliamo di prevenzione. Quindi nel mio caso, con la mobilità della caviglia che ho e comunque l'elasticità sulla muscolatura superficiale, la muscolatura invece profonda del soleo, anche con gli esercizi dinamici non le avverto. Quindi o c'è qualcuno che mi pianta le dita dentro, o col foam roller già lo avvertivo, un po' come la tensione sul quadricipite, però il dolore o la pressione che riuscivi a darmi tu con le mani non riesci a ricrearla. L'ultima cosa, parliamo, e poi se riesco vi faccio vedere un video di dopo lo cerco, di un video di un runner professionista, così racchiudiamo tutto, facciamo vedere più perché questi test e per questi lavori. L'ultima cosa è l'alluce, ok? Poi in realtà, insomma, piede tutto, ma l'alluce gioca un ruolo fondamentale di nuovo. Perché? Aspetta. Ma tanto aspetta. Non si sente. Togli via l'altra che sono più comodo. Perché l'alluce è importante? Di nuovo, per la fascite plantare come prevenzione è fondamentale, ok? Perché l'alluce è rigido, ok? Quindi quando noi carichiamo, che corriamo, noi appoggiamo l'altro. Girati verso il piede, verso di là, no? Io mi giro. Fai vedere il piedone. Allora, quando noi corriamo in fase di appoggio, andiamo a flettere completamente la caviglia. L'ultima cosa che dovrebbe lasciare il terreno è l'alluce, col peso sopra. Se l'alluce è rigido,
va a creare tensione sulla fascia plantare, ok? Quindi andiamo a creare un sovraccarico che può portarci all'infortunio. Dal punto di vista dinamico non potremo lasciare in maniera corretta la spinta al suolo e quindi avremo anche in questo caso una corsa alterata. Poi è vero che le scarpe moderne, chi usa magari scarpe adesso di ultima generazione, che va un po' più forte, con dentro il carbonio rigidissime, in realtà è quasi impossibile flettere la parte anteriore della scarpa. Però sappiamo che l'alluce rigido ci porta agli infortuni. Come lo tratto l'alluce rigido? In questo caso, in maniera molto semplice, da seduto, piego, piego la caviglia, mi prendo l'alluce e me lo vado a tirare. Okay? Sentirete molta tensione sotto la fascia, ma in questo caso lo posso tenere a lungo per andare a creare uno bello stretching. Stretching fondamentale per chi soffre di fascite plantare. Da fare possibilmente tutte le mattine prima di scendere dal letto, se soffrite di fascite plantare. Okay? Quindi l'alluce è un altro muscolo chiave. Edo, fai un po' intrattieni un attimo, devo solo cercare questo video se riesco a farlo vedere. C'era anche la canzoncina per dare una mobilità dinamica. Non c'era la canzoncina, dove l'alluce? Allora. C'erano anche tutti gli esercizi carini di mobilità poi dei piedi, quindi la capacità magari di andare a divaricare bene tutte le dita, oppure da in piedi, dovreste riuscire a vedermi così. Ok, la capacità di andare a sollevare l'alluce solo, quindi alluce di destra e alluce di sinistra, o le altre quattro dita. Questo ho provato le prime volte qua con i primi Run to Feel Better, era bellissimo perché su un gruppo di 10 forse 2 riuscivano a farlo, perché uno si perde un pochettino la capacità di percepire poi questa mobilità delle dita, perché la maggior parte del tempo noi abbiamo il piede chiuso in una scarpa e quindi lo usiamo come un singolo appoggio. Invece abbiamo tutte queste articolazioni e la muscolatura che ci permette poi, è la base, è il nostro secondo cervello propriocettivo che ci permette poi di andare a mantenere l'equilibrio durante tutta la giornata. Volevo, perché non lo fa vedere? Continua. Ok, volevo farvi vedere per concludere. Dove sono? Per concludere il discorso che abbiamo visto, quindi abbiamo visto controllo posturale col diaframma, scendi un po' che non ci si vede, controllo posturale, estensione dell'anca, elasticità dei flessori, elasticità del quadricipite, alluce, polpaccio, perché sono questi muscoli chiave, perché quando analizziamo la corsa, in questo caso vedremo le brelasi, se fate caso vedrete proprio che sono queste le caratteristiche. Questo lui qua in fase di volo, qui vedete che una schiena è corretta e adesso andiamo a vedere le varie fasi. Ok, appoggio, vedete il piede destro che appoggia come la caviglia. Vedete come si flette la caviglia? Quindi va in carico. Senza una buona mobilità di caviglia, vedete che il polpaccio si sta allungando completamente. Ok? Quindi se il polpaccio fosse rigido, la caviglia fosse rigida, lui non potrebbe fare questo. Vedete che da carico, questa è la fase di carico, qua inizia a staccare. Il peso va verso l'alluce, lo diremo ancora meglio. Vedete come l'anca si estende. Ok? L'anca si estende, vedete che la colonna rimane comunque corretta. Questo vedete che è la posizione che dicevo prima, la gamba sinistra è flessa, la gamba destra estende. Poi, ovviamente il ciclo del passo continuo, gamba sinistra di nuovo in carico, flette e va di nuovo a estendere. L'elasticità dei flessori, che abbiamo visto invece come test, è importante perché in questo momento i suoi flessori della gamba destra lavorano in eccentrica,
Quindi senza una buona elasticità dei flessori, di nuovo avrebbe un passo più corto. E via dicendo. Qui vedete che non c'è una grandissima richiesta di mobilità. Caviglia, polpaccio, anca, flessori. E ovviamente in controllo posturale. Devo far vedere ancora. Ecco, questo qua è il discorso dell'alice. Cioè qua lui corre a piedi nudi. Vedete come arriva. Non so se si vede. Appoggio esterno, in supinazione, pronazione. Guardate l'alice, come si flette, si flette, si flette, si flette, si flette, e da come anche questa cosa una fionda che dà via, ok? Qua non lo stende neanche tantissimo. Non so se si vede l'altro. Ok. Quindi abbiamo aggiunto anche proprio una parte di conferma pratica del perché dovremmo fare questi esercizi e di come testarci e andare a correggere ci può aiutare a diventare dei runner più efficienti e soprattutto ridurre il rischio di farci male. Ok, direi che per oggi mobilità è andata, abbiamo fatto questa lezione così un po' diversa dal solito, aperta a tutti, per chi vuole avere il piacere di vederci più spesso può entrare a far parte del nostro, come dire, del nostro gruppo. Adesso però anche... tutti gli esercizi di forza e le routine saranno fatti con questi bellissimi infusori. Donne, iscrivetevi. No, state su antropetre.com, che se volete andare più in, più avere più informazioni, info@r2.run. E bene, run to feel better, run2feelbetter.com per informazioni info@r2.run. Ragazzi, spero che abbia trovato questa lezione utile, noi ci siamo divertiti e, come sempre, se avete domande particolari, dubbi, scrivete nei commenti e quando avremo voglia risponderemo, se abbiamo voglia. No, vi rispondo. Altre cose veramente, dedicate almeno mezz'ora a settimana alla mobilità e dedicate almeno un'ora alla settimana alla forza. Questa è veramente la chiave per poter... Mezz'ora a settimana sono 10 minuti ogni 3 giorni. Sì, sì, oppure fate una sessione di mezz'ora continua, però veramente troppi di noi, anch'io, intanto passiamo dall'infortunio all'altro perché non avremo la sua prevenzione. Quindi per poter correre anche più, soprattutto più forte, quindi più forte e per evitare di farsi male, è importante lavorare su questi due aspetti. Mobilità. Anche il fatto, se si evita un infortunio, si riesce a dare... continuità. No, ma anche dello più scientifico, i benefici, ma anche di prestazioni, questo magari più rivolto a chi magari va un po' più forte. Una sessione di allenamento in meno e una sessione di forza in più cambia completamente il risultato. Ovvio che quando parliamo di forza fatta bene, con testa, e bisogna arrivare poi a lavorare anche con i sovraccarichi, quindi lavorare con i bilancieri, lavorare con i kettlebell, dicendo. Non è vero che chi fa forza diventa grosso, magari diventa grosso, fosse così semplice, saremmo tutti grossi, no? È veramente importante. E l'obiettivo finale è forza personalizzata, quindi rispettando la mobilità, le caratteristiche fisiche e fisiologiche di ognuno di noi, andare a creare un percorso ad hoc che vada a lavorare e magari potenziare i punti forti e andare a colmare le problematiche sui punti. Sì, forti. Anche perché poi in ottica di prevenzione della salute, come diciamo sempre, dal punto di vista cardiovascolare, ovviamente la corsa ci crea un'ottima base, anzi direi eccellente, ma dal punto di vista del fisico, basta vedere la mia pancetta, non è che siamo dei superatleti, quindi dedicare un po'
un'ora a settimana a lavoro specifico ci aiuta veramente a stare meglio anche questo. Ok? Quindi, ragazzi, adesso ci mangiamo un bel biscottino e... anzi, io stasera ho una cena a base di selvaggina, quindi, quindi vado a prepararmi per la cena. Verranno... io gli frego le chiavi così torno a casa di corsa. Adesso i vegetariani mi ammazzeranno, però sono invitato, quindi non posso andare. Ragazzi, buona serata. Tofu, sì, bravo. È stato un piacere, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao.